sempre di più in questo mondo, in particolare nel mondo del calcio. Noi siamo a disposizione per tutte le i suggerimenti, le novità che voi con la vostra, parlo sempre a voi piccoli giornalisti, con la vostra visione diciamo, pulita potreste sicuramente apportare a noi come informazioni, cose che generalmente non vedono i grandi. Mediamente è così. Io quando mi occupavo di consulenza aziendale, entravo in un'azienda e vedevo cose che mediamente chi lavora in un settore è instabile da anni non riesce a vedere, perché le abitudini poi creano una serie di barriere non visibili e quindi dall'esterno c'è sempre una visione diversa, e ritengo che la critica costruttiva che parte in maniera spontanea, non diciamo maliziosa, sia proprio il sale della crescita delle aziende, e anche la vostra scuola è un'azienda a tutti gli effetti, quindi questo interscambio culturale di presenza, inizia questa presenza scuola-lavoro, che poi è il fondamento di quello che dovrebbe essere il nuovo mercato del lavoro, porterà sicuramente dei benefici a tutti. Vi ringrazio della vostra presenza, noi siamo qui e quindi poi vedremo di incrementare i nostri giocatori. Purtroppo con questo tour de force si allenano in continuazione, noi giocheremo anche alla vigilia di Natale, alla vigilia di Capodanno, quindi abbiamo anche noi ritmi serrati, però cerchiamo di dedicare il tempo giusto che merita anche tutta la parte diciamo, non agonistica, che però, come dicevo prima, per noi è un tassello fondamentale per avvicinare in maniera veramente spontanea la gente a quello che è il nostro mondo, visto dalla TV, insomma, sembra un po' tutto strano, però vedrete che se riusciamo ad avvicinare un po' tutti quanti questa realtà, capirete che è un mondo fondamentalmente normale, dove però c'è un agonismo, una competizione che alla fine dei giochi i nostri tifosi vogliono quello. Bisogna vincere. C'è necessità di fare il risultato. Quindi il risultato, purtroppo, tanti dicono, no, l'importante è giocare bene, cosa che io ho sempre detto anche all'inizio del mio insediamento, sarei contento di fare sempre belle partite e poi vinca migliore, però spesso la parte del cuore bianco-rosso e del tifoso vuole la vittoria, quindi lo stress che subiamo tutti quanti, iniziare poi da loro che sono in campo e sentono, vedono, non è una cosa semplice da affrontare. Quindi mi fa molto piacere avvicinare un po' tutti a questa realtà, e in modo tale che tutti possano essere dotti delle reciproche difficoltà per svolgere un lavoro onesto, pulito, per bene, che comunque si deve sempre basare sulla realtà sportiva e sulla voglia di crescere e fare bene. Ok, io lascio la parola a voi. Ho detto di non metterti in difficoltà, no, che stai già sotto stress. Lo stress con l'Antoniano. Zio. Quindi, grazie della vostra presenza, e un caro saluto a voi, anche alle scuole, alle vostre famiglie, e mi raccomando. Sì, sì. Alla prossima. Arrivederci a tutti. Buonasera. Grazie. Allora. Da solo? Sì, sì. Con l'ufficio stampa carta, non vede nessuno, ci sto io. Allora, senza manca, avete capito che si chiama Piccoli Giornalisti Biancorossi, questa è la nuova iniziativa del Bari, e io vi darò il microfono, vi presentate con il nome, solo il nome basta, e
faremo tre domande a testa, poi magari torneremo se c'è qualcuno. Voi nel momento in cui la vostra domanda è fatta e anticipata da un altro ragazzo, da un altro piccolo giornalista, la depennate, ovviamente. Trovatevene un'altra. Dopo trovatevene un'altra. Devi vedere le domande che ho letto. Vado via? Vado via. No, ho detto di stare... Ancora non mi spaventa. Allora, io do un microfono qua, così poi ve lo gestite, ve lo passate in base alle esigenze, uno da questo lato qua. Valiani ha il suo microfono. La conferenza stampa è così, di solito, quindi... Vuoi iniziare tu che hai il microfono con la prima domanda? Vuoi rompere il ghiaccio tu? Fai la prima domanda. Noi stiamo, ripeto, ai genitori stiamo andando in diretta, quindi le domande le sentiranno anche a casa e le risposte lo stesso saranno prese anche dai nostri colleghi giornalisti, quelli più grandi. Prego, il tuo nome? Francesco. Vai. Partiamo bene, domanda. Partiamo bene, ti chiami come me. Come ti trovi a Bari, nella città di Bari? Bene. Mi trovo molto bene, devo dire la verità. L'anno scorso, quando sono arrivato, mi è bastato poco per ambientarmi. La prima stagione l'ho fatta da solo, perché la mia famiglia, insomma, mia moglie era incinta, quindi per tanti motivi ho fatto un po' la spola io. Però mi sono accorto subito, insomma, che era una città dove mi sarei trovato bene. E quest'anno, infatti, ho portato su tutta la famiglia, figlio, cani, tutto, e ci siamo ambientati benissimo. Buongiorno a tutti, ciao Francesco. Ciao. Mi chiamo Gabriele, ho 14 anni che ho compiuto proprio oggi. Tanti auguri, auguri Gabriele. E i pasticcini? No, stasera. Ah, ok, con gli altri, no? Vabbè. Sei uno dei miei calciatori preferiti, già per quello che dà in campo, che per quello che dà anche fuori dal campo, perché sei molto cordiale con tutti i tifosi. La mia domanda è questa. Sei un vero leader, sei un calciatore di un'esperienza pazzesca. Secondo te il mister Colantuono quali aspetti dovrebbe lavorare per far sì che il Bari sali in classifica il più presto possibile? Intanto ti ringrazio dei complimenti, mi fa molto piacere questo. Guarda, ti dico, noi sicuramente siamo una squadra che quando vai incontro a certe scelte, come cambiare allenatore, vuol dire che qualche problema c'è, e quindi dobbiamo sicuramente migliorare tanti aspetti, a partire da quello di campo, a quello caratteriale, a quello di approccio alle partite. Ci stiamo lavorando, come ha detto prima il presidente, il mister ci tiene ben sotto torchio, perché abbiamo bisogno di lavorare, perché soltanto tramite l'allenamento, il sacrificio e la voglia di migliorarsi possiamo limare dove siamo un po' carenti. Questo deve essere sempre il nostro pensiero, ma insomma, come lo è per me a 36 anni, lo deve essere per i ragazzi magari di 20, 25 e 26 anni. Quindi questo deve essere, come posso dirti, la nostra linea guida deve essere quella di migliorarsi, allenarsi ogni giorno, perché se non siamo tanto in alto in classifica vuol dire qualche problema ce l'abbiamo. Io vedo che voi seguite molto bene, nessuno però prende appunti delle risposte, io poi voglio vedere gli elaborati come li fate, ne vi ricordate tutti a memoria quello che vi dice, è vero che trovate il video su Facebook? Ai miei tempi non c'era. Però il giornalista si scrive le risposte, le ascolta, le scrive, oppure le registra, quindi state attenti alle risposte, perché poi quando fate un articolo o quando scrivete il report di questa serata qua, vi dovete ricordare lui quello che ha detto, perché non potete mettere un virgolettato che non sia inerente e che non segua le sue parole. Tieni, tu ce ne hai 14 di domande. Vai, scegli un paio, dai. Dal momento poi li fai grado. Ciao Francesco. Ciao. La mia domanda è che prima di entrare in campo c'è qualche gesto che fate prima per portare fortuna? Guarda, ti dico, non abbiamo qualcosa di particolare di squadra, ognuno ha le sue, come posso dire, le sue abitudini, le sue cabale, diciamo.
quelle degli altri di solito si tengono nascoste, quindi non sono quelle degli altri, non le so. Io personalmente ho un portafortuna che mi fu regalato da un bambino in un viaggio che ho fatto tanti anni, una ventina d'anni fa, che avevo 15-16 anni, e un bambino mi fece un regalo in Marocco. Fece un regalo, e quindi questo portafortuna me lo porto dietro da sempre, da quando gioco me lo porto sempre dietro. Tutti tranne uno, tutti tranne il giorno dopo la partita, che di solito riposiamo. Che fai? Gli suggerisci quale farmi le domande? No, mi vuoi mettere in velocità. Difficoltà a te, non ho capito. Allora, qual è la tua posizione preferita in campo? La mia posizione preferita in campo? Questa è? No. Allora, no, andiamo in ordine. Io ormai, come potete notare, non sono più tanto giovane. Quando ero un po' più giovane, quando avevo 20 anni, sì, ho sempre fatto l'ala perché ero velocissimo. Poi invecchiando si rallenta un po' e quindi si passa un po', si tende un po' ad accentrarsi. Però insomma non mi lamento, insomma, un po' di velocità è rimasta. Passa a Sabelli. Sì, mi piacerebbe, è una cosa della quale avevo già parlato tempo fa in un'altra conferenza, mi è stato chiesto e devo dire di sì perché non mi piace fare classifiche, perché ogni città, ogni squadra dove ho giocato mi ha lasciato qualcosa e ha avuto qualcosa di particolare, però una piazza del genere diciamo che mi è capitata un po' più verso la fine della carriera, quindi è... Mi piacerebbe, spero sia più avanti possibile questo giorno di smettere, quindi spero di rimanere qua più a lungo possibile. Se poi dovessi smettere che sono qua, ne sarei ancora più felice. È difficile controllare il centrocampo con vari assenti, con altri giocatori assenti? Guarda, sicuramente non lo dico per canineria nei confronti dei miei compagni, perché non ce n'è bisogno. Quando siamo tutti è meglio, perché comunque se giochi vuol dire che magari hai dimostrato di essere meglio di qualcuno, no? Quando invece ci sono tante assenze, magari dici gioco perché manca quello o quell'altro, quindi è sempre bello giocarselo il posto, perché comunque in maniera leale con il compagno c'è da prevalicarlo, c'è da scavalcarlo. Questo deve essere è quello che ci fa piacere l'allenamento, proprio il fatto di misurarsi col compagno, superarlo e conquistarsi la maglia magari a discapito suo. Sicuramente ci sono più difficoltà perché l'allenatore ha meno scelta e quindi penso che avere più scelta sia, voglia anche dire magari riuscire a capire chi è che è più in forma rispetto all'altro e quindi si possa fare meglio avendo tutti a disposizione. Ciao Francesco, ciao Simone, volevo chiederti, per diventare dei giocatori a livello professionistico, secondo te c'è bisogno della passione o del talento? C'è bisogno di entrambi, c'è bisogno della passione, del talento, bravissimo, e c'è bisogno anche di un pizzico di fortuna, perché quella ci vuole, non ti arriva da nessuna parte, te la devi andare a cercare proprio tramite la passione e il talento. Io... Non ti nascondo che quando ero giovane, quando facevo gli allievi, la primavera, così, non ero un giocatore proprio quotatissimo, cioè ho dovuto sudare, diciamo che mi sono preso tante belle rivincite su tanti magari che mi avevano scartato, questo è vero, però ci ho messo del mio, sono stato testone, ho continuato a battere il ferro e poi ci vuole anche le situazioni giuste, quel pizzico di fortuna che magari ti fa passare da una categoria all'altra. Io ho avuto la fortuna, ero in Serie B da qualche anno nel Rimini, ho avuto la fortuna che mi cercò il Bologna, sono andato a Bologna e poi si scatenano tante cose, vinci il campionato, ti trovi in Serie A e quindi ci vuole anche che gli eventi ti aiutino, però devi far sì che la fortuna te la devi andare un po' a cercare, ecco, non è che
non è che arriva, e poi soprattutto non è la componente principale, ci vuole tanta passione e poi anche talento, però tanta passione, io punto più sulla passione che sul talento. Conosciuti tanti con tanto talento che magari non sono arrivati ai livelli che meritavano, che forse non avevano la passione sufficiente. Ma che cos'è per te il talento? Cos'è il talento? Il talento ce l'hanno i giocatori, come Cassano, ce l'hanno cose che si hanno nel sangue. Cioè io, per dire, un giocatore, proprio facendo l'esempio di Cassano, in cui penso conoscano tutti molto bene, è uno che quando tocca la palla lo vedi che non la tocca come tutti gli altri. Sono quei giocatori, come può essere un Giovinco, un Messi, giocatori che hanno un modo di toccare la palla che non è comune. In una squadra vedi 20-22 giocatori che toccano la palla in un certo modo, e poi ce ne sono 2-3 che la accarezzano, e quelli sono quelli che hanno il talento proprio naturale. E poi c'è Valentina. Allora c'è la domanda di Valentina, che oltre ad essere una piccola giornalista biancorossa è anche una giocatrice di calcio, un difensore della Pink, della Bari, Pink Bari, nostra. Quindi è una tua collega. È un prodotto autoctono. Come ti venuta la passione di giocare a calcio? Anche questa è ti rispondo facilmente. Diciamo che in casa stavo cominciando a fare un po' troppi danni, perché quando avevo già 4-5 anni in casa palloni, palline, calci, tutto. Un giorno, dalla disperazione, mio padre non vedeva l'ora di portarmi al campo, mia mamma era un pochino più, frenava un po', e un giorno però anche lei mi ha detto, anzi ha detto a mio babbo, portalo al campo, perché qua, se no con queste palline, palle in casa, stavo sfasciando tutto. Quindi avevo proprio sempre voglia di giocare, come andavo a scuola, in tasca del giacchetto avevo una pallina magari per giocare nei momenti, andavo, che ne so, in centro con i miei genitori, mi portavo dietro sempre una palletta per giocare, era una roba proprio qui dentro. Sono nato con questo tardo. Poi si è tagliati i capelli e l'ha fatta. Poi vedi, poi piace talmente tanto che me la sono fatta anche in testa. Ancora un'altra, Valentina? C'è un'altra domanda? Sì. Come vi sentite nello spogliatoio quando vincete una partita? Bene, questa è una bellissima domanda, infatti è una cosa di cui parliamo spesso, e a volte non ci si rende conto, ci piace a volte a fine partita o i giorni successivi alla partita, ce lo diciamo anche tra di noi, infatti io spero che funzioni, perché è vero, cioè si sta proprio bene quando si vince, si fa le settimane con una carica, una tranquillità e una consapevolezza di essere comunque, di aver fatto una bella prestazione, che infatti a me viene sempre da dire, ragazzi, ma vi rendete conto come stiamo bene quando vinciamo? Cioè torniamo a casa, le famiglie tutti allegri, non ci sono musi lunghi, non c'è, bisognerebbe pensarci sempre, insomma, prima delle partite, a come si sta bene quando si vince, perché poi vincere e vincere ancora ti aiuta proprio, diventa una cosa, diventa, come posso dire, un doping naturale, perché è vero, si va a casa con i figli al sorriso, con la moglie al sorriso, con il parente, tutto, con gli amici, quindi vincere ti fa stare bene, sì, tanto. Andrea? Ciao Ciccio, sono Andrea. Ciao. La mia domanda è questa, cosa è cambiato dalla gestione Stellone a quella con l'Antonio? Perché con Stellone non ci fuggevamo sempre in difesa, invece con l'Antonio siamo più aggressivi, andiamo più spesso verso la porta, andiamo più spesso sul fondo. Cosa succede in allenamento? Chiamato l'Antonio, dico proprio. No, guarda, a me solitamente io tendo sempre a analizzare le cose per come stanno, e cioè quando un allenatore viene mandato via in una squadra come la nostra, con una discreta qualità come abbiamo, le responsabilità sono quasi esclusivamente dei giocatori, ma penso, non lo so, insomma, penso che si sia comunque visto, le nostre prestazioni erano altalenanti e quindi si è cercato di fare ma non ci sono stati cambiamenti eccessivi dal punto di vista dell'aggressività, è che tante volte lo sai come funziona, no? Tanto è più facile mandarne via uno che mandarne via 25-26. questo è il discorso. Sicuramente le nostre prestazioni non sono state
non sono stati all'altezza e quindi hanno fatto sì che Stellone abbia lasciato il posto con la tua. Lì ci è mancato forse quell'istinto, è una delle cose sulle quali stiamo lavorando, cioè quell'istinto che davanti alla porta ti porta a essere una grande squadra, nel senso che il Verona a noi ha dimostrato che con una occasione e mezzo ha fatto gol e noi invece con 4-5 occasioni limpide non abbiamo segnato. Questo è il quadro, io la penso esattamente come te, abbiamo fatto una bellissima prestazione, ottima sotto tutti i punti di vista. A guardare, a cercare il pelo nell'uovo è stato proprio che non abbiamo segnato, perché forse se avessimo segnato prima loro sarebbero andati in discreta difficoltà e poteva anche venire fuori un bellissimo risultato. Però sai, il calcio, prima il presidente diceva, a me piace sempre, l'importante è giocare bene. E quella è la verità, perché comunque alla fine quando giochi tante volte bene sono più quelle che vinci che quelle che perdi di partite, quindi la prestazione ci rimane e ci deve lasciare in testa il fatto che se giochiamo come abbiamo fatto a Verona di partite ne perderemo poche, molto poche. Prego. Ciao Francesco, sono Fabio. Ciao. Mi chiedevo, come ti senti dopo aver segnato un gol? Quella è un'altra cosa indescrivibile. Sono pochi istanti, sono proprio quelli successivi al gol che sono bellissimi. Sono belli perché poi lo sai, più uno magari sale di livello, segnare a certi livelli con stadi pieni, sentire il boato è una sensazione fortissima, è una botta di adrenalina eccezionale. Vuoi fare un'altra? Sì. Mi è successo anche questo, perché ti dico la verità, sono la maggior parte delle squadre dove sono stato, forse sarò un romanticone, non lo so, però mi sono sempre trovato a lasciare qualche lacrima, qualche volta di più, qualche volta in meno, però anche magari a volte mi è successo anche di passare da una squadra magari di livello inferiore a una squadra di livello superiore, però mi sono sempre trovato a fare una lacrimuccia, un dispiacere, comunque crei, oltre al rapporto di lavoro là dentro, noi creiamo anche tante amicizie, magari da fuori sai, si tende a parlare spesso di gruppo, io una squadra dove non ho avuto gruppo non l'ho mai avuta, perché comunque il gruppo si fa, quando i ragazzi ogni giorno si spogliano nello stesso spogliatoio, si allenano tutti i giorni insieme, la sera si frequentano, si crea comunque un legame forte che poi quando vai via dispiace, anche se magari vai al Milan, però dici sì, vado a star bene, però intanto lasci dei ragazzi con i quali hai condiviso tanti bei momenti, belli, brutti, però insomma sempre emozioni condivise. Prego. Il tuo nome? Ciao Francesco, mi chiamo Francesco. Benissimo. Avvicina il microfono così ti sentono. È una grande responsabilità per te essere il vice capitano. Ma guarda, noi abbiamo, fin da quest'estate, abbiamo parlato sempre del discorso capitano, anche in conferenza stampa. Noi dobbiamo metterci in testa che sei vice capitano, l'ho fatto io a volte, ho fatto il capitano, l'ha fatto Marco Romizzi, l'hanno fatto altri ragazzi. Noi dobbiamo far sì che in campo si sia tutti dei piccoli capitani, perché tanto alla fine questo è aiutarci tra di noi, vuol dire essere un buon capitano, anche se non si porta la fascia al braccio, questo è fondamentale. Dare una mano al ragazzo, magari al ragazzo più giovane che può sbagliare qualche atteggiamento, può magari sviare dalla strada giusta per diventare un giocatore affermato, dargli una mano, qualche consiglio, questo è già una cosa da capitano. Ti ripeto, secondo me si cresce come squadra proprio quando si diventa un po' tutti capitani e vice capitani. Hai un'altra domanda? Un'altra domanda da farti. A quanti anni hai giocato la prima partita? Prima partita? In che senso? Un professionista? Sì.
Ah, professionista, prima partita. Sono partito dalle categorie basse, eh. Ai miei tempi c'era ancora la C2, quindi la mia partita l'ho fatta in C2, ma sarà stato nel, devo dire, l'anno 98. Tu non eri nato. 98, primo anno professionista. Se puoi passare alla collega, alla tua collega, la piccola collega, e poi tutte e due fate una domanda e fai una domanda. Abbiamo finito il primo giro. Io però voglio sentire domande sulla prossima partita. Sì, ma te non cominciare a creare problemi, ma cioè, se sei dalla mia parte, mica dalla loro. Vabbè, io devo mediare, il ruolo è quello. Prego. Capito, eh? Ciao. Ciao. Io volevo chiederti qual è il tuo compagno di squadra preferito? Guarda, questi ce ne ho diversi, eh. Ce ne ho diversi, ce ne sono alcuni con i quali leggo di più, insomma, con Marco Romizzi, con Sabelli. Con Valerio Di Cesare, con Dennis Tonucci, fammi pensare, non voglio fare torti, però no, diciamo all'incirca quelli con cui frequentiamo di più, Mikai, questi sono i ragazzi, insomma, quelli che fanno un po' parte quelli un po' più intimi, insomma, anche perché siamo già insieme dall'anno scorso, quindi è. Guarda, la prima squadra di calcio è stata una squadra. Non la conoscete perché è vicino in Toscana, perché sono nato in Toscana. È una squadra della provincia di Pistoia che si chiama US Unione Sportiva Ramini. Direte, boh, comunque è questa. A Dato uno 6 anni spunto, ci sono ti ha andato. dato uno spunto, centrocampista, è toscano, andiamo a giocare a Pisa, hai esordito a Pistoia. Va bene, non parlo più. Prego, Gabriele. Ciao. No, Gabriele, ma perché chi vuole il bar per arrivare in una cupola Ci vuole di fare prestazioni come a Verona, ma che il risultato sia diverso, e cioè di vincere. No, veramente, ci serve di la partita di sabato, vedi, anticipo io la cosa, di venerdì, scusa, può essere una proprio di quelle che ci può dare quello slancio giusto per arrivare nelle zone più importanti della classifica, perché finora abbiamo fatto sempre una vittoria, andiamo fuori per una sconfitta in trasferta, ancora vittoria in casa, sconfitta in trasferta. Se facciamo così è dura arrivare ai playoff, oppure anche a qualcosa di meglio. Dobbiamo cercare di far sì che vincere diventi una bella abitudine e cominciare a fare una striscia di vittorie, una striscia di risultati utili, che sono quelli che danno fiducia. E che ti fanno poi preparare meglio anche le partite successive. Altre domande? Vai, sono un calciatore fondamentale, due sedimenti in aria sono incredibili. Secondo te sei parente? Sto sorgendo un dubbio. Secondo te della rosa del palco quale calciatore può diventare un leader? Guarda, ti dico, a me è un giocatore che piace in maniera incredibile, che sono convinto, che potrà fare il calciatore a livelli veramente alti, è Gaetano Castrovilli, perché Castrovilli è un ragazzo che ha delle doti incredibili, come dicevamo prima, uno di quelli che quando vedi, la tranquillità, come gestisce il pallone, nonostante abbia veramente. Se era giovanissimo, ti fanno capire che ha qualcosa di speciale. Se sarà bravo magari a migliorare sotto altri punti di vista, potrà veramente diventare un giocatore importantissimo. Per me Castrovilli è uno dei più talentuosi che c'è in tutta la rosa. Altre domande? Fate come a scuola, alzate. Oh, perfetto. Facciamo Valentino il secondo suo. Vinci la prossima partita. Come, scusa? Non ho sentito. Vinci la prossima partita. Io penso di sì, perché dobbiamo volerlo, dobbiamo andare a cercare questa vittoria in trasferta, perché ci siamo rotti un po' le scatole, scusate, ma di non raccogliere niente fuori casa. Sì, voglio andarla a vincere e credo che avremo buone possibilità. Credi che hai buona possibilità di vincere a Pisa, ma quale sarà il vero segreto per portarsi a casa 3 punti?
Il vero segreto, il vero segreto, diciamo, su quello su cui dovremo lavorare sicuramente è di non farci sorprendere dal fatto che il Pisa sia in una situazione un po' particolare a livello societario, che abbiano tanti problemi, perché spesso e volentieri sono riusciti quest'anno in momenti negativi, essendo una squadra che non percepisce stipendi, quindi che ha grandi problemi, hanno dimostrato che nelle settimane peggiori hanno sempre tirato fuori un orgoglio e una voglia di lottare pazzesca. Mi ricorda un po' la grande corsa playoff del Bari di qualche anno fa, che nei momenti difficili spesso viene fuori il meglio. A me non piace dire che a volte dice bisogna far star male le persone, no, le cose giuste sono altre. Penso che una squadra che non prende lo stipendio non sia giusto, a nessun tipo di livello. Però quello dal quale dovremmo guardarci bene è proprio il discorso psicologico loro, perché l'aspetto psicologico può essere importante, possono avere una voglia di rivalsa, una voglia di emergere, magari di conquistarsi un contratto in un'altra squadra, quindi sicuramente loro ce la metteranno in campo tutto quello che hanno, perché non ha, in questo momento gli manca tutto, quindi se non mettessero neanche quello, e questo è l'unico appiglio che hanno, quindi cercare di dare tutto per dimostrare quello che valgono ugualmente. Facciamo le ultime tre domande, va bene? Ci sono altre domande? Le ultime tre? Così poi facciamo la foto con Bagliani, e potete farvi anche firmare il block notice come ricordo o il pass stampa che avete. Prego. Pensi di avere vantaggi con il nuovo modulo di collantuono? Guarda, ti dico, sicuramente abbiamo cambiato qualcosa, abbiamo è comunque appurato che fino adesso abbiamo giocato con collantuono, abbiamo giocato con un centrocampo a 3 e invece con Costello giocavamo un centrocampo a 2, diciamo a 4, con due centrocampisti centrali. Questo, come era anche l'anno scorso, portava centrocampisti ad avere più possibilità di trovarsi in attacco. Infatti, insomma, la dimostrazione è stata che Bascia ha segnato, Fedele ha segnato, quindi questo sicuramente ti porta a giocare un po' più avanti. È un modo di giocare diverso, di vantaggi no, perché comunque a me piace giocare sia magari andando un po' più in avanti, ma mi piace anche fare il centrocampista pure, rimanere un po' più a copertura della squadra. Prima si parlava di come ci si sente quando si vince, io invece ti volevo chiedere come ci si sente prima di entrare in campo e quando si perde, perché anche noi, pure dire nella scuola, prima di entrare in campo, anche in campo d'asfalto, così buttato, spesso ci sentiamo, siamo contenti di andare a giocare, anche quando non c'è pubblico, oppure ci sono genitori. Ed è sempre un'emozione, anche quando si perde c'è sempre il mister che nonostante tutto è sempre arrabbiato, e quindi bisogna a tutti i livelli, quello si arrabbia a tutti i livelli, bisogna lavorare. Perciò volevo chiederti appunto come ci si sente prima di entrare in campo e quando purtroppo si perde. Guarda, prima di entrare in campo parto subito dal presupposto che proprio la passione e tutto quello che comporta giocare a calcio ti deve dare, perlomeno per me è così, però parlando anche con i miei compagni le cose sono un po' simili, ti deve dare quel briciolo di tensione, non troppa, però quella che ti faccia, che come posso dire, ti deve tenere sulle spine, deve arrivare a fare la partita che devi avere la sensazione di essere non troppo teso, però devi essere, come posso dirti, concentrato, pensare a quello che fai, quindi avere i tuoi momenti in cui pensi alle cose giuste da fare, ci deve essere una leggerissima tensione, perché se sei troppo scarico secondo me non è giusto, se sei troppo teso neanche. E negli anni impari a gestire questa tensione, riesci ad arrivare alle partite in maniera magari serena, però dentro di te comunque ti prepari le tue cose, e questo succede tanto, personalmente è successo crescendo, magari da quando ero più giovane mi capitava le domeniche che ero magari un po' così, ma sì, come va, oppure quelle partite invece dove eri con l'occhio sbarrato fin dalla mattina, e non è giusto, deve essere un mix di cose, deve arrivare con la tensione sempre sulla stessa linea, e poi in partita sfogare quello che hai, quello che hai messo insieme in settimana. Invece sulle sconfitte sono,
sono tremende, sono bruttissime, perché tanto finisce la partita, prima cosa che fai, cominci, ti metti lì, pensi, dici, cominci a rivederti la tua partita, dici lì cosa ho fatto, cosa potevo fare di meglio, e tante volte quando perdi ti viene a dire, ah, però lì potevo far meglio, e non c'è cosa peggiore, perché comunque bisognerebbe sempre finire la partita e dire tutto quello che potevo fare l'ho fatto al meglio, invece così non succede, perché tante volte non si, specialmente quando si perde ci si fa caso, quando si vince l'autocritica non si fa, si è vinto, e quindi è una cosa, l'autocritica viene fuori proprio quando perdi le partite, e ti ripeto, è brutto, non è un, i drammi sono ben altri, però sul tuo lavoro, su quello che fai, perdere è brutto, anche se hai combattuto, anche se hai dato tutto, è brutto. Vai. Guarda, dare il massimo significa che se io per una partita che posso dirti, ho 10 unità di energia, devo darle tutte e 10. Tutte e 10 unità. Poi ci devi mettere insieme tutte le tue qualità, devi esprimerle al meglio possibile. Poi finiamo la partita, hai dato tutte le tue energie, tutto il tuo bagaglio tecnico, tutte le forze che hai le hai messe sul piatto e le hai utilizzate per la squadra. Se finisci la partita e ti rendi conto, come spesso succede, che comunque non sei Ronaldo, non sei Messi, comincia la settimana e devi allenarti per migliorare quelle cose che non hai potuto mettere in campo la settimana prima. Questo è quello che mentalmente bisognerebbe sempre avere ben chiaro. Migliorarsi su tanto, voglio dire, io sono sempre dell'opinione che può migliorare anche Messi, poi forse sbaglierò, però chiunque può migliorare, quindi a qualsiasi età, perché comunque non è che uno da un po' più grande non può migliorare in certe cose. Si migliora da giovani, si migliora da grandi, non dico da vecchi, dico da grandi, no? E quindi questo deve essere, tirare fuori tutto quello che si ha, dal punto di vista di tecnico, dal punto di vista di energie, di morale, tutto quello che si ha dentro si tira fuori e si mette al servizio della squadra. Poi se non basta, settimana dopo si lavora per migliorare ancora. Questo deve essere. Come succede nelle conferenze, che dice perfetto. Chiudiamo e poi c'è già la lista. Chiudiamo con lui che di cognome fa Valiante. Ha fatto le domande più comode. Secondo te qual è il gol più bello che hai fatto nella tua carriera? Allora, il gol più bello, vabbè, è stato un bellissimo gol, in più insomma l'ho segnato a Milano, a San Siro contro il Milan, è stato sicuramente, poi era la mia prima partita in Serie A. Ho esordito a Milano con la maglia del Bologna, in un Milan-Bologna che è finito 1-2 incredibilmente, ho segnato io, ho fatto gol da fuori area, è stata un'emozione incredibile e ha coinciso anche secondo me con il gol più bello, ecco. È stato sia il gol più bello sia l'emozione più forte che abbia provato in carriera. Come la vivi da toscano questa partita? No, lei non ha il pass, non può fare domande. Come vivi da toscano questa partita? Non ti preoccupare, ti sto dando un assist. Come arrabbi un po' te. Come vivi da toscano questa partita? Allora, quello che da toscano. Questa partita. Guarda, in Toscana siamo proprio dei, come posso dire, siamo proprio dei testoni. Poi sul calcio non è che ci sono squadre quelle sì, che qualcuna c'è rivalità, qualcuna no. No, lì siamo rivali con tutti, cioè non esiste. In Toscana che sia io sono pistoiese, che sia il Livorno, che sia il Pisa, che sia il Prato, che sia Fiorentina, l'Empoli, tutte. Ci vediamo tutti, quindi alla fine per me la partita contro la Toscana è sempre particolare. È particolare, e poi sai benissimo che ci sono un po' di persone che da casa ti vengono a vedere, che magari da Bari è un po', a Bari vengono un po' meno, un po' distante. Però le partite in Toscana sono sempre, per me sono partite sempre particolari. Bene, allora grazie a tutti. Tu vuoi fare un'ultima domanda? L'unica cosa, volevo chiedere se è in Serie A. Questa è la domanda, qualcuno non me l'abbia chiesto. È un po' da il dialetto, io ancora non lo capisco, perché
capisco solo la fine della frase, mi fa Serie A, e io faccio stiamo lavorando per questo, ma è la verità, stiamo lavorando per questo. L'anno scorso quando sono arrivato ad agosto del 2015, sono arrivato perché ho fatto il bando tanto perché volevo, sono stato vinto in Tura che si possa andare in Serie A, sono vinto in una piazza sia in piazza Serie A, la squadra sia una squadra che se la può giocare per andare in Serie A, quindi resto convinto del mio pensiero e ti ripeto, spero l'anno scorso non è andata bene, e quest'anno mi piacerebbe andare a Serie A. Giuro che è l'ultima, veramente? Vai, tocca a voi. Lui è più preciso di tutti. Sì, vai. Secondo te, ormai è troppo tardi per puntare una promozione diretta? Abbiamo perso troppi punti o si può ancora sperare? No, non abbiamo perso troppi punti. Non abbiamo perso troppi punti perché... Ora, ricordami un po' i punti del... Siamo a 1 primo. 34. 33. 32, stiamo a 8 punti. Vi faccio un esempio. L'anno scorso a 3 partite... Prima di Natale avevamo 2 punti sul Cagliari e 1 punto sul Crotone, giusto? Abbiamo perso 3 partite, loro ne hanno vinte 3 tutte e 3, sono andate a 10 e a 11. E comunque sia con il Crotone in casa, quando poi abbiamo perso la partita rocambolesca, incredibile, se avessimo vinto saremmo andati a meno 5 dal Crotone. Quindi io credo che ancora sono le partite, sono ancora di più quelle che mancano. Io sono convinto che ci sia ancora tempo per poter riprendere anche quelle due. Tutto è nelle nostre mani, se noi facciamo pochi passi falsi e prendiamo una strada giusta di fare tanti risultati positivi, possiamo ancora giocarcela con quelle due. Ok, grazie. Adesso ragazzi venite, siete stati bravissimi, venite qua vicino a zio Ciccio. Facciamo la foto qua dietro o davanti? No, facciamo là dietro, così facciamo tutti la foto, andate tutti dietro. I genitori se vogliono fare la foto ovviamente... Già pronti, mettetevi tutti vicino. E gli altri, eh? Anche da quel lato là, stringetevi.